Sì, il 12 ottobre di 40 anni fa, 1983, proprio in questo luogo fu rinvenuta nel pomeriggio la 132 di Giuseppe Bertolami, noto imprenditore lametino, e lui scomparve. Fu un rapimento, l'ultimo di una lunga stagione drammatica di rapimenti a Lamezia Terme, e il dramma è stato che di lui non si è più saputo nulla. Ci sono stati mesi di speranza, mesi di angoscia, poi i mesi sono diventati anni, e poi questa vicenda è stata drammaticamente cancellata. Ci è sembrato giusto, in accordo con i familiari, i figli, i nipoti, i fratelli, di ritornare su questa vicenda, intanto per coltivare la memoria, per far ricordare a tutti quello che la nostra comunità, perché la ferita è stata sì, ovviamente, drammaticamente una ferita della famiglia, degli loro affetti più cari, ma anche dell'intera comunità lametina, che visse i sequestri di persona dal 70 all'83, di personalità lametine che furono sequestrate, alcune rilasciate, nel caso di Bertolami invece scomparse, di cui non si è saputo neanche dove eventualmente giace il corpo, e contemporaneamente sono stati gestiti anche altri sequestri fatti al nord e portati qui e gestiti qui. Ecco, quella stagione è una stagione che noi non vogliamo dimenticare. L'appuntamento di oggi è proprio questo: nel pomeriggio ci incontreremo al chiosco di San Domenico per ricostruire quella fase, quella vicenda, anche come si è inserita nel complesso meccanismo dei sequestri di persona in Italia e in Calabria, che è stata poi drammaticamente una delle regioni più attive in questo campo. Oggi sono i 40 anni che è successo il fatto, e abbiamo cercato di, come si dice, di ricordarlo e nello stesso tempo di fare un appello a chi è stato, chi ha sentore di dove si trovi, di farci sapere dove si trova il corpo. Questa è la cosa che ci interessa di più, perché facciamo una messa, facciamo qualcosa, ma non così, non sappiamo niente, cioè sono passati 40 anni e non sappiamo niente. E questo è l'appello, diciamo, principale che voglio fare, polizia, carabinieri, magistratura, tutti. Siamo in attesa. Grazie. Prego.